Buongiorno, intanto inizio a dare il benvenuto ai primi partecipanti arrivati, sono le 11 puntuali, aspettiamo ancora un minutino per dare la possibilità di entrare in webinar agli altri partecipanti e poi iniziamo con la nostra mattinata. Bene, sono le 11:01, vedo che comunque i partecipanti stanno entrando. Io direi che inizio io con una breve presentazione. Sono Ronny Garattoni, sono Cluster Manager di Fondazione Cluster Marche, che è l'organizzazione che raggruppa e coordina i cluster tecnologici della regione Marche e che in questo progetto si occupa dell'attività di comunicazione e disseminazione. Quindi do il benvenuto a tutti, ringrazio prima di tutto i relatori che oggi sono quattro, più il professor Stefano Squartini che ci introdurrà il laboratorio Allabs Smart Environments. Questo è il quarto appuntamento di questo ciclo di webinar sulle tecnologie diciamo, per gli ambienti di vita e all'interno che si inquadra all'interno del progetto Miracle. Marche Innovation and Research Facilities for Connected and Sustainable Living Environments, che è un progetto cofinanziato dalla Regione Marche e che si tratta di una piattaforma collaborativa sui temi degli ambienti di vita, con un particolare focus sull'intelligenza computazionale, che è un tema del webinar di oggi, Internet of Things and Multimedia. La piattaforma, questo progetto, mette insieme quattro centri di ricerca, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Camerino e altri due centri di ricerca e 16 aziende marchigiane intorno a questo ambito. Quindi abbiamo fatto prima della pausa estiva già tre appuntamenti sulle tecnologie digitali per l'energy management, il secondo appuntamento era sui robot e software negli ambienti di vita. E il terzo, gli scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita. Oggi, diciamo, la giornata di oggi è molto interessante, è riscosso già molto interesse, diciamo, fra enti di ricerca, ma soprattutto molte aziende della regione che si sono iscritte, e parliamo di intelligenza computazionale. Abbiamo quattro interventi, tutti molto interessanti, però, diciamo, per introdurre il progetto, l'ambito in cui ci stiamo muovendo e in particolare il laboratorio iLabs Smart Environments. Io introduco e passo la parola al professor Squartini dell'Università Politecnica delle Marche, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università Politecnica delle Marche, che in questo caso interviene come responsabile scientifico appunto della piattaforma Miracle e del laboratorio iLabs di Iesi. Stefano, ti passo la parola. Buongiorno Ronny, sì, grazie. Buongiorno a tutti, condivido lo schermo. Okay. Dovreste vedere la presentazione. Sì. Ok, quindi faccio questo breve intervento di presentazione della piattaforma domotica e del laboratorio iLabs Smart Environments. Come detto appunto introdotto da Ronny, sono Stefano Squartini, docente di elettrotecnica presso Università Politecnica delle Marche, sono responsabile scientifico di questo progetto piattaforma,
finanziato dalla Regione Marche nell'ambito di un'iniziativa che ha portato al finanziamento di quattro piattaforme su temi differenti. Qua vedete le ultime due finanziate, piattaforma salute e piattaforma materiali, e poi dopo ci sono invece le altre due, Industria 4.0 e piattaforma domotica, che sono le prime piattaforme nate e che diciamo, qua sono state messe in questa unica slide perché condividono effettivamente un unico spazio in cui verranno, già in parte è stato realizzato con l'Industria 4.0, i laboratori relativi proprio ai rispettivi progetti. Appunto, la piattaforma che ci riguarda è quella domotica, quindi si occupa di tecnologie per gli ambienti di vita. Io appunto sono il coordinatore responsabile scientifico. L'azienda MAC di Recanati è la capofila, poi ci sono, come già detto da Ronny, 16 partner industriali, 4 centri di ricerca, tra cui la nostra università e la fondazione Cluster MAC. Quali sono gli obiettivi principali del progetto Miracle, quindi della nostra piattaforma domotica? Essenzialmente due. Da un lato si vuole sostenere la domanda di innovazione del tessuto imprenditoriale e industriale del territorio, nei settori che in qualche modo riguardano la domotica e gli ambienti di vita, e dall'altra si vuole valorizzare e trasferire i risultati della ricerca al fine di sviluppare dei prodotti e servizi orientati a migliorare la qualità dell'abitare e anche ottimizzare l'efficienza energetica negli ambienti di vita. Il progetto è strutturato in 5 sottoprogetti, quindi abbiamo 3 progetti di ricerca, IoT for Human Safety, sistemi intelligenti per il comfort e la sostenibilità ambientale, e poi MOMI, un acronimo che sta a indicare un progetto orientato al monitoraggio ambientale della persona e dell'interazione uomo-sistema. Ogni progetto è guidato da una capofila, una grande azienda, rispettivamente Guzzini, Elica e SK Industries, e poi all'interno di questi progetti sono coinvolte altre aziende e centri di ricerca. Poi abbiamo un altro progetto importante relativo alle azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati di ricerca e sviluppo, guidato dalla Fondazione Cluster Marche, e infine il laboratorio Lab Smart Environments, il progetto di laboratorio che è un po' il fulcro di tutta la progetto piattaforma, di laboratorio guidato dalla nostra università, e che laboratorio che verrà appunto realizzato a Iesi, come stavo dicendo in precedenza, in sinergia con l'altro laboratorio della piattaforma Industria 4.0. Il laboratorio Lab Smart Environments svolgerà un ruolo importante, diciamo, nell'ambito del trasferimento tecnologico nel territorio per quello che compete i settori di domotica e tecnologie per gli ambienti di vita, e quindi in questo senso rappresenterà uno strumento essenziale, possiamo dire, per la realizzazione di quegli obiettivi della piattaforma che menzionavamo in precedenza. Ok, quindi la Smart Environments, le attività di cui si occuperà sono essenzialmente classificabili in queste 4 categorie, e saranno attività svolte ovviamente in collaborazione con gli stakeholders, con altri enti pubblici e privati, tipo competence center, centri di trasferimento tecnologico, università ovviamente. E le attività appunto sono qua elencate, essenzialmente saranno quelle di orientamento alle imprese verso le tecnologie per gli ambienti di vita, attività di ricerca e sviluppo commissionata da aziende, sempre sulle tecnologie riguardanti il laboratorio, sviluppo di progetti di ricerca e innovazione, e anche promozione e realizzazione di programmi di formazione avanzata, sempre relativa alle macro aree tematiche e tecnologiche che riguardano il laboratorio. Queste macro aree tematiche sono qua individuate e sono quelle su cui verte il ciclo di webinar, come diceva Ronny, che è iniziato lo scorso luglio e che è arrivato oggi al quarto appuntamento. Quindi intelligenza computazionale, che è il tema di oggi, efficienza energetica, robotica assistiva ed ECMAI, tecnologie abilitanti per l'IoT e tecnologie per la simulazione d'ambiente. Quindi questa mia breve introduzione spero sia servita a un po' a chiarire un po' l'ambito in cui noi ci stiamo muovendo dal punto di vista progettuale, e quindi a questo punto non mi rimane altro che insomma lasciare la parola al prossimo relatore. Grazie a tutti. Grazie molto Stefano per questa introduzione delle attività del progetto, soprattutto diciamo del laboratorio che ricordo nei prossimi mesi verrà aperto proprio nelle premises che si trovano a Iesi, e quindi potremo anche poi
vederlo fisicamente, riusciamo a organizzare anche degli incontri fisicamente dentro il laboratorio per toccare con mano, insomma, quelle che sono le varie tecnologie, le varie possibilità che questo laboratorio offrirà. Sì, siamo ormai addirittura d'arrivo, diciamo che il progetto è quasi arrivato alla fine, quindi stiamo terminando la realizzazione di questo laboratorio. Quindi giustamente Ronny, l'appuntamento è diciamo, rimandato al prossimo anno per poter illustrare proprio le caratteristiche del laboratorio e le attività che svolgeremo al suo Benissimo, interno. allora intanto allora quindi per introdurre, intanto che per introdurre entrare un po' nel vivo della giornata, parliamo appunto di intelligenza computazionale, vedremo quindi oggi attraverso una serie di interventi come diciamo, la progettazione di questi sistemi intelligenti e la gestione soprattutto di grandi mole di dati richieda delle metodologie e degli strumenti che siano in grado di gestire queste complessità. E quindi vedremo appunto, verranno presentate in prossimi interventi una serie di metodologie e strumenti a questo fine. Prima di iniziare però vorrei dare un'informazione ai partecipanti. È possibile porre delle domande ai vari relatori che interverranno durante questa mattinata utilizzando il tab che trovate in fondo a destra, domande e risposte o Q&A, che si trova sulla piattaforma. Potete iniziare a fare queste domande mentre ascoltate i vari interventi, io poi dopo le raccoglierò, diciamo, in coda di relazione e prima di chiudere, eventualmente se ci fosse qualche domanda, possiamo anche provare ad interagire con i vari partecipanti. Molto bene, data questa informazione di servizio, quindi siamo pronti, diciamo, per entrare un po' nel tema della giornata e lo facciamo all'inizio con l'intervento del dottor Samuele Cornell di Università Politecnica delle Marche, laureato in ingegneria presso l'Università Politecnica, attualmente dottorato di ricerca presso la stessa università. Samuele, ti lascio la parola. Sì, grazie mille per l'introduzione. Appunto, prego, scusate. Un attimo, mi sono scordato di condividere l'audio. Scusate. Ok. Ecco, si vede la presentazione. Sì, perfetto. Ok. Sì, grazie per l'introduzione. Appunto, sono Samuele Cornell, sono un dottorando, uno studente di dottorato all'Università Politecnica delle Marche, e sotto il professor Stefano Squartini, e andrò a presentare un po' quali sono le nostre attività di ricerca nell'ambito dell'intelligenza computazionale, soprattutto dell'ambito dell'audio e il processamento del segnale vocale. Quindi andrò a spiegare un po' uno degli hot topics attuali, un po' conversational AI, quindi intelligenza artificiale conversazionale, perché è un problema interessante, quali sono le applicazioni. Alcune applicazioni le sappiamo bene, sono quelle appunto anche degli assistenti virtuali, ad esempio, un grande interesse. Aziendale, parte di aziende molto famose, che mi sto a spiegare, e come si colloca il nostro ambito di ricerca in questo, in questo, in quest nella conversational AI. E poi andrò a far vedere un po' un particolare ambito, che è quello della separazione del segnale vocale, o comunque della rimozione di rumore dal segnale audio, e un algoritmo che abbiamo sviluppato. Quindi cosa si intende per Conversational Artificial Intelligence? L'accezione più alta è, insomma, si tratta di sviluppare un sistema capace di interagire in maniera naturale con un utente. Siamo ovviamente lontani da questo obiettivo, nonostante appunto i grandi sforzi anche recenti di grandi aziende, è un problema fondamentale dell'intelligenza artificiale. Non a caso il test di Turing, il famoso test di Turing, non so se lo conoscete, però si basa appunto sulla capacità di un sistema automatico di sostenere una conversazione in maniera naturale
così tanto naturale che sia indistinguibile da un essere umano. E appunto è un problema complesso ed è multimodale, quindi multimodale perché riguarda diversi ambiti. Gli ambiti di appunto di processamento del linguaggio, quindi del testo, si parla di natural language processing in questo caso, natural language understanding, processamento del segnale audio e del parlato, e anche potenzialmente il processamento del segnale video, ad esempio per la detection facciale delle emozioni, eccetera. E come vedete, ad esempio qui nella slide c'è un schema blocchi di più o meno come funziona un assistente virtuale di quelli che troviamo nei nostri smartphone. Ci può essere, cioè, appunto, se l'utente si interfaccia con la propria voce, c'è un primo componente che è di riconoscimento vocale, in cui la voce viene convertita o comunque viene trascritta in testo, e poi questo testo viene processato con una componente di natural language processing. C'è una prima fase in cui viene, cioè, natural language understanding, quindi viene processato il testo, viene in maniera tale che si capisce quale azione deve compiere l'agente, il sistema automatico, per soddisfare la richiesta dell'utente, e poi alla fine di questo processo di testo viene sintetizzata la risposta vocale dell'assistente virtuale, ad esempio. Ci sono molte applicazioni dirette, appunto una sono gli assistenti virtuali, che sappiamo bene, ma ci sono anche applicazioni a livello, per esempio, retail o customer service, quindi assistenza cliente, e moltissime, molte di più, applicazioni dirette, perché questo problema, essendo multimodale, richiede risolvere molti sottoproblemi, come abbiamo visto, ad esempio, la trascrizione automatica, che è un po' quello di cui noi ci occupiamo, nel senso, noi ci occupiamo di questi sottoproblemi legati principalmente all'audio. Quindi trascrizione automatica, e soprattutto ci interessa trascrizione automatica di meeting, come ad esempio meeting aziendali, quindi persone che si incontrano in azienda e serve magari trascrivere il meeting per tenere traccia, insomma, della riunione. Oppure ci occupiamo di separazione o rimozione di rumore da un segnale, e questo ha ricadute sia sulla trascrizione automatica, perché comunque per trascrivere più parlatori serve separare i segnali, il parlato di ognuno di essi, sia ad esempio per gli apparecchi acustici, oppure appunto le videochiamate, come in questo caso. Quindi non voglio, ad esempio, che si senta la ventola del mio computer mentre sto parlando. Oppure al di là del segnale audio ci sono applicazioni a livello del segnale radar, oppure segnali biomedicali come l'elettrocardiogramma. E altri ambiti, applicazioni indirette, sono il rilevamento di eventi tramite audio, come, non lo so, ad esempio nel tema della sicurezza si può sviluppare un algoritmo per rilevare, ad esempio, la rottura di un vetro per questioni di appunto di rilevare intrusioni in casa, eccetera, o di sintesi vocale. E adesso parlerò brevemente della trascrizione automatica di meeting e andrò a illustrare dopo un algoritmo di separazione di segnale. Quindi la trascrizione automatica di meeting, appunto, ho più parlatori, ho una registrazione che possono essere captati da differenti microfoni e quindi magari da differenti devices, per esempio un laptop e, non lo so, una TV distante, quindi questo, ad esempio, c'è un meeting ibrido, e appunto il segnale vocale captato può contenere diversi parlatori. E il mio obiettivo è trascrivere ognuno di essi. I think I use only the yolk, right? The recipe is on my computer. Is that how you say it? Qui ci sono due parlatori, c'è una femmina e un parlatore maschio che è molto, molto nascosto, insomma, e gli parla sopra. L'obiettivo finale è produrre le trascrizioni e la segmentazione per ognuno di questi parlatori e isolare il parlato di ognuno di essi in maniera tale che, ad esempio, si possa agevolmente andare a ricontrollare le trascrizioni per assicurarsi che siano corrette, ad esempio, non so, quando
su alcune parti del meeting che siano particolarmente critiche. I think I use only the yolk, right? The recipe's on my computer. Is that how you do egg wash? Quindi questo è il primo parlatore, il secondo sarebbe. Yeah, take it with you. L'obiettivo appunto è andare a estrarre questi audio dal segnale originale. E come viene fatto questo? Richiede la risoluzione di un problema annoso molto, che ha più di 60 anni, che è chiamato così, del cocktail party, perché appunto vogliamo riuscire ad emulare la capacità di ascolto selettivo che abbiamo noi esseri umani. Noi abbiamo questa stravagante capacità per cui, ad esempio, una cena con amici, con molti amici, riusciamo a focalizzare la nostra attenzione, il nostro dito su un parlatore, isolare tutto il resto. E in realtà, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, in questo momento siamo abbastanza lontani da questo risultato. Quindi è importante sviluppare algoritmi che appunto riescano ad avere questa capacità e isolare più parlatori che si sovrappongono e magari anche rimuovere il rumore e il riverbero dal segnale audio per trascrivere in maniera accurata ognuno di essi. Quindi come si fa questo? Lo stato dell'arte, ora come ora, in realtà da 6 anni a questa parte, è basato su intelligenza artificiale. Quindi quello che si fa è allenare un modello composto da reti neurali artificiali su una grande quantità di dati. Questi dati vengono creati sinteticamente utilizzando audio da diversi parlatori e rumori con differenti gradi di riverbero, appunto, quindi delle registrazioni fatte in maniera sintetica, e viene addestrato il modello a estrarre praticamente l'audio di ognuno di essi. E, un algoritmo che abbiamo sviluppato insieme alla Carnegie Mellon University basato proprio su questo principio, però viene coadiuvato con delle tecniche convenzionali di signal processing. L'algoritmo iterativo è chiamato ANUBI, quindi Beamforming Enhancement Neurale, Beamforming Iterativo, e si basa su due reti neurali artificiali coadiuvate da un metodo classico, come detto, che è il filtro di Wiener. Quindi un metodo che ha oltre 50 anni. E questo praticamente la combinazione di tutte e due le metodologie riesce a migliorare moltissimi risultati rispetto a utilizzarne una sola. E, tra l'altro, questo algoritmo ha vinto un importante challenge quest'anno, battendo anche colossi come Baidu, che è il Google cinese. Permette di migliorare sensibilmente le prestazioni di un modello di riconoscimento vocale. Quindi qui ho riportato alcuni esempi. C'è un audio in cui c'è molta musica, ci sono due parlatori, ma praticamente soltanto uno è udibile. E riesce a isolare. Most of your weight should be on the back foot. Correttamente il paratore, quindi a sinistra è la stima dell'algoritmo, a destra è il segnale originale vero. Most of your weight should be on the back foot. Diciamo che si riesce adesso, negli ultimi 2 anni, ad approcciare, anche a superare in certi casi la capacità di noi esseri umani. Almeno in alcuni contesti, in altri contesti è un po' più difficile magari, soprattutto quando si utilizzano più microfoni è possibile questo. Con un microfono solo è molto più difficile. E questo algoritmo è stato reso possibile dal progetto Miracle della regione Marche, e è stato allenato su una macchina Nvidia DGX a 100, appunto...
Il discorso è che per allenare questi algoritmi ci vuole una grandissima quantità di una mole di dati e avrebbe richiesto 2 settimane di allenamento su una macchina convenzionale, e quindi per rimanere appunto al passo con enti di ricerca importanti o comunque grandi aziende estere, è fondamentale avere accesso a risorse computazionali adeguate e appunto tenersi sempre aggiornati da questo punto di vista. Poi questa macchina l'abbiamo in università, ma ci sono anche altre risorse che si può chiedere, ad esempio Cineca. E come esempio qui riporto il tempo richiesto da un algoritmo di automatic speech recognition, quindi riconoscimento vocale, e rispetto a una macchina custom, insomma, una macchina professionale come il DGX, comunque che ha grandi capacità di calcolo e anche un costo molto superiore, purtroppo, però è appunto... prestazioni, la differenza in prestazioni è notevole, nel senso che il tempo di allenamento viene ridotto da 160 minuti fino a praticamente 10 minuti utilizzando 4 schede grafiche, cioè a metà della potenza della macchina DGX rispetto a una soluzione che abbiamo in università che è custom. Quindi questo è fondamentale, insomma. Gli sviluppi futuri sono riguardo questo algoritmo, sono cercare di portarlo nell'ambito degli apparecchi acustici per le persone ipoacusiche, quindi cercare di usare ad esempio le informazioni sui denti del parlatore, da isolare se è nota, perché può essere nota in alcuni casi, ad esempio in ambito domestico, e utilizzare l'audiogramma, quindi l'audiogramma che viene misurato da uno specialista, da un otorinolaringoiatra, per cercare di compensare la perdita di udito e insieme fornire la capacità di separazione e isolamento del parlatore. Quindi vi ringrazio per il vostro tempo, e se avete domande o curiosità riguardo la nostra attività di ricerca, mi trovate sulla mia email oppure su Twitter. Grazie mille. Grazie tante Samuele, grazie, complimenti, congratulazioni, è molto interessante l'ambito di ricerca che state svolgendo, e soprattutto molto interessanti i vari, diciamo, ambiti applicativi che ci hai fatto vedere, quindi insomma numerosissimi ambiti applicativi e tutti di grande interesse. Grazie tante. Allora io direi... Come ricordato, ecco, appunto, anche Samuele, potete sfruttare, diciamo, l'occasione anche per fare domande scrivendole appunto nel tab che trovate in fondo a destra, domande e risposta della piattaforma. Poi alla fine saremo in grado di rivolgere. Io direi intanto comunque di passare al secondo intervento. Per farlo introduco il professor Michele Loreti, professore ordinario di informatica presso l'Università di Camerino. Attualmente il professore è anche responsabile dei corsi di laurea triennale informatica ed informatica per la comunicazione digitale e coordinatore anche del dottorato di ricerca in computer science and mathematics. Si occupa anche di cyber security e componente del comitato di gestione del laboratorio nazionale di cyber security del CINI. Io ringraziando il professore per la sua disponibilità, anche qui credo che il suo intervento ci parlerà sempre quello dell'importanza di osservare, ecco, comprendere per i dati. Le passo la parola, professore. Non sentiamo l'audio. Forse c'è ancora l'audio disattivato. Sì, avevo l'audio disattivato. Dicevo, ringrazio per l'introduzione, ringrazio anche Samuele perché mi ha risparmiato di dover discutere o introdurre alcuni concetti, quindi sfrutterò parte del suo tempo in qualche modo nella mia presentazione. E l'obiettivo della mia presentazione qual è? È quello di discutere un pochino in questo quarto d'ora su quelle che possono essere le tecniche, le metodologie che noi possiamo utilizzare all'interno dei nostri sistemi software per utilizzare
le informazioni che ci vengono date dall'intelligenza artificiale. Cioè, quello che noi vediamo in questo momento è che i moderni sistemi software, cioè i sistemi software, sono cambiati moltissimo. Cioè, nel passato scrivere un programma o pensare a un'architettura software, uno era, pensava in qualche modo alla propria, al proprio PC, al proprio laptop, oppure, diciamo, proprio nei casi più, diciamo, più importanti, si pensava al sistema informativo dell'azienda, che era collocato tipicamente in un ambiente chiuso, separato dal resto, e tutto finiva in una semplice, tra virgolette, semplice elaborazione dei dati. Oggi sappiamo che non è più così. Oggi viviamo in un mondo interconnesso in cui una grossa quantità di dispositivi interagiscono tra di loro e interagiscono con noi per poter portare a compito, a termine, i vari compiti. Li utilizziamo ogni giorno nelle nostre abitazioni, ne facciamo uso consapevolmente o inconsapevolmente nelle nostre città o nelle aziende dove magari acquistiamo dei prodotti, e le nostre auto sempre più sono connesse in sistemi intelligenti, e probabilmente andremo sempre più velocemente verso contesti in cui, per esempio, l'auto guiderà da sola. Da questo punto di vista, il mondo dell'informatica è cambiato. Perché? Perché noi utilizziamo il nostro metodo, il metodo informatico, per poter risolvere i problemi legati a questo tipo di software. E quello che noi dobbiamo andare a realizzare, che cosa sono? È costruire degli strumenti che ci permettono di programmare e descrivere questi sistemi, ma soprattutto, sempre più oggi, è di sviluppare delle metodologie che ci permettano di prevedere i comportamenti in modo da identificare situazioni critiche o anomalie e poi mettere in atto le possibili contromisure. E queste attività devono essere svolte sia in fase di analisi, cioè quando andiamo a progettare il nostro strumento, ma anche in fase di esecuzione, cioè quando il nostro sistema di guida autonoma o quando la nostra casa intelligente andrà a operare, verrà utilizzata, noi abbiamo bisogno di monitorarne il comportamento per verificare che tutto vada nel modo che noi ci immaginiamo. E badate bene, tutto questo tipo di discorso, come vi dicevo prima, non si applica solamente a sistemi informatici intesi come virtuali, ma si applica spesso a sistemi fisici, o come vengono detti ora, cyberfisici, dove si combina l'uomo, l'utente, con il mondo digitale. E quindi abbiamo la gestione dei processi produttivi, abbiamo la necessità dell'allocazione delle risorse, magari in un sistema di smart cities, o abbiamo la necessità di pianificare le attività all'interno di un ambito, di un ambito ospedaliero o aziendale. Un altro contesto sempre più importante, per esempio, è quello degli smart object che noi andiamo ad indossare. Questi vanno a costruire quel contesto all'interno del quale noi andiamo a utilizzare e mettere a disposizione i nostri dati per recuperare delle informazioni e per migliorare la nostra qualità della vita. Questo si applica sia agli ambienti, agli oggetti indossabili, ma anche ai nostri ambienti di vita, ambienti dove noi interagiamo con i vari dispositivi, condividiamo con loro dei dati o interagiamo con loro, e questi vengono poi utilizzati per poter realizzare delle attività. Ma quindi l'idea qual è? Cosa possiamo misurare? Cioè, quali sono gli aspetti che noi ci vogliamo considerare all'interno dei nostri sistemi? Quindi, per esempio, pianificare la produzione, quindi essere in grado di adattarsi a scenari di richieste. Quindi, per esempio, quanti macchinari servono per poter soddisfare la richiesta, le possibili richieste dei clienti. Oppure programmare l'allocazione delle risorse, quindi dove andare a collocare i parcheggi delle stazioni delle bike sharing per poter garantire una certa qualità di servizio.
Devo poi definire dei parametri di funzionamento, quindi posso, come posso ridurre il consumo energetico mantenendo la mia attività produttiva adeguata. E devo poter valutare anche robustezza e resilienza, quindi sarò in grado di gestire guasti o picchi di richieste. Ma anche posso utilizzarli per identificare e prevenire problemi di salute attraverso gli smart object di cui parlavo. Quindi il soggetto sta vivendo un momento di stress, è in condizione di salute adeguata. E questo, per poter realizzare questo tipo di attività, come ci raccontava Samuele poc'anzi, noi quello che facciamo partiamo da un sistema. Un sistema tipicamente è qualcosa di reale, esistente, che noi andiamo a considerare. Per Samuele era la traccia audio da cui dobbiamo ricavare informazioni. Nel contesto di cui parlo io in questo momento possono essere la casa domotica o l'insieme dei device in cui io vado che indosso normalmente nella mia vita quotidiana. E da questo sistema quello che noi facciamo, osserviamo e raccogliamo dei dati. Raccogliamo questi dati, li andiamo a catalogare, studiare, e attraverso quei meccanismi che abbiamo visto prima, tipicamente di intelligenza artificiale, quello che andiamo a realizzare è costruire un modello. Come vedete, il fungo che ci troviamo sulla sinistra è un modello reale, quindi è un'immagine reale della realtà, esiste fisicamente. Il modello che noi andiamo a costruire invece rappresenta un'astrazione, una descrizione virtuale di quello che noi vogliamo realizzare, di quello che è il sistema che noi vogliamo andare a realizzare, per poterlo poi utilizzare per fare tutta una serie di attività. E quali sono queste attività? Beh, innanzitutto, una volta che io ho un modello del mio sistema, quindi qualcosa che ne rappresenta in modo digitale il comportamento, posso andare a realizzare delle simulazioni. Una simulazione non è altro che una esecuzione virtuale che mi permette di vedere o di testare quelle che sono le possibili evoluzioni del mio sistema nel tempo. Quindi se parlo di sistema di navigazione autonomo, ad esempio, io vado a vedere quello che accade nella mia città, nella mia area geografica, sotto certi, secondo il modello che sono andato a costruire. La simulazione mi produce dei dati, e questi dati vengono analizzati attraverso degli strumenti di analisi. Quindi io vado a verificare, ad esempio, che non c'è congestione di traffico, la mia catena produttiva funziona nel modo adeguato, o vado a verificare che il modello di comportamento del mio utente garantirà il soddisfacimento di certe proprietà di benessere o di comportamento di qualche genere. Questi dati che io vado a raccogliere, queste informazioni che vado a raccogliere, servono poi per ottenere dei feedback, ottenere delle informazioni che mi permettono di guidare il software che io andrò a realizzare, che io andrò a costruire per controllare quel particolare modello. E che vuol dire questo? Che in realtà noi la stessa tecnica poi la andremo ad applicare non più nel mondo virtuale, ma l'andremo ad applicare nel mondo reale, in ambito andando ad eseguire quelle che sono delle operazioni di monitoraggio, cioè il monitoraggio a questo punto viene eseguito direttamente sul sistema reale, la verifica delle proprietà che io avevo individuato, che avevamo individuato precedentemente per descrivere, per caratterizzare il comportamento del nostro sistema, vengono messe insieme, vengono analizzate dinamicamente, ci rendiamo conto che sta succedendo qualche cosa e in quel momento possiamo mettere in piedi delle contromisure che permettono di reagire agli eventi che hanno interessato il nostro sistema. Questo è un quadro molto generale, come capite, e
per dare un po' di sostanza, per concretizzarlo in qualche modo, vi voglio parlare ora di due particolari scenari applicativi all'interno del quale noi stiamo lavorando, sia all'interno del progetto Miracle che in generale come nostra attività di ricerca, proprio applicando questo tipo di metodologia. Il primo scenario di cui vi parlerò è quello legato alla qualità degli ambienti di vita. La nostra casa domotica è caratterizzata dalla presenza di una certa quantità di dispositivi che consentono di operare ovviamente sotto il nostro controllo, ma che permettono di accedere e recuperare informazioni all'interno del nostro sistema. Questo nello specifico, immaginiamo nell'ambiente della cucina, potremmo avere delle cappe intelligenti, una cappa intelligente che è in grado di gestire il controllo dell'aria e magari dell'aria, e gestire anche ciò che avviene in ambito di al momento della gestione di tutto ciò che riguarda, per esempio, la cucina, la parte del cucinare cibi. E da questa informazione noi che cosa possiamo fare? Possiamo andare a recuperare questi dati, collezionarli, fornendo agli utenti delle interfacce adeguate per il monitoraggio dei dati stessi, e allo stesso tempo andare a costruire dei profili che possano permettere di migliorare la qualità della vita. L'obiettivo del nostro progetto è proprio questo: mettere insieme un sistema che permetta di collezionare i dati, determinare o recuperare le informazioni, elaborarle nella costruzione di un modello e realizzare delle attività che possano andare a migliorare la qualità della vita del nostro utente. Nello specifico, all'interno del nostro progetto è stato realizzato un dimostratore, quindi una camera virtuale, una camera reale all'interno del quale sono stati installati dei dispositivi, e stiamo realizzando, questo viene fatto presso la Politecnica delle Marche, quindi è che è la principale responsabile di questo tipo di attività, stiamo realizzando degli esperimenti per valutare la qualità dell'ambiente di vita. Noi, da un punto di vista informatico, abbiamo contribuito alla realizzazione degli strumenti che permettono l'accesso, il recupero e l'elaborazione di questi dati per poi costruire modelli predittivi che permetteranno di eseguire le analisi di questo tipo di attività. Un secondo contesto applicativo molto importante è quello dell'utilizzo dei nostri dati provenienti dai nostri smart object per determinare particolari condizioni da un punto di vista di salute, per esempio la determinazione dello stress. Lo schema che abbiamo seguito è analogo a quello che Samuele ha già identificato, ci ha già raccontato per quanto riguarda il riconoscimento delle informazioni da un punto di vista delle tracce audio. Qual è l'idea? I vari dati raccolti attraverso diversi dispositivi vengono elaborati e trattati per poter andare a individuare o eliminare o organizzarli in modo da poter andare a far emergere quelle che sono delle informazioni rilevanti, secondo alcune tecniche. Dopodiché che cosa accade? Accade che questa grossa mole di dati che vengono raccolti, in cui sostanzialmente quello che facciamo è andare ad etichettare i dati raccolti con delle condizioni particolari, come per esempio quello dell'essere stressato in questo caso, vengono poi forniti ad una rete neurale, che è uno strumento di intelligenza artificiale, che ha il compito di aiutarci a riconoscere particolari situazioni. Che cosa vuol dire? Noi in realtà la rete neurale non è altro che una sorta di scatola nera, esattamente definita proprio in questo modo qui, in cui noi mostriamo degli esempi. Cioè diciamo, guarda,
Questa traccia di dati è una traccia che rappresenta dei dati che sono associati al concetto di stress. Quest'altra traccia invece è una traccia che non è associata al concetto di stress. I dati forniti alla rete neurale permettono, la rete neurale con tutti questi dati apprende il meccanismo di catalogazione delle tracce che sono associate allo stress rispetto a quelle che non sono associate allo stress, e dopodiché questa rete neurale viene inserita all'interno di un'applicazione che, messa a disposizione del nostro dell'utente, lo guiderà a capire le varie condizioni di stress. Quindi vedete, l'intelligenza artificiale diventa uno strumento che si accompagna a quelli, diciamo, a quelli software esistenti, e che viene integrato in un sistema software ben più ampio. Vi ringrazio, vado a concludere per non tediarvi dell'altro, volevo darvi giusto questa piccola assaggio di quello che può essere i sistemi software moderni. Mi piace concludere con una piccola una sottolineatura. Gli strumenti di intelligenza artificiale sono fondamentali in questo momento, li utilizziamo in moltissimi contesti e di fatto non ne possiamo fare a meno, ma questi strumenti vanno accompagnati con una consapevolezza, con dei meccanismi che possono permettere di controllare e di coinvolgere l'utente nel processo di uso dei suoi dati per raggiungere l'obiettivo finale che la nostra applicazione, che il nostro software vuole portare a termine. Grazie mille, spero di non essere stato troppo lungo nella presentazione. Grazie, no, grazie a lei, professore, anzi la ringrazio molto sia per la capacità di sintesi che la chiarezza, perché non è sempre facilissimo in 15 minuti, diciamo, rappresentare un ambito così complesso. Comunque grazie anche per averci fatto vedere alcuni ambiti applicativi che state sperimentando all'interno del progetto Miracle. Insomma, un lavoro che ormai ci portiamo avanti da oltre 2 anni, e quindi oggi insomma, è bello vedere anche un po', raccogliere un po' i frutti di questo lavoro e poterli condividere. Molto bene, quindi ringraziando nuovamente il professor Loretti per il suo intervento, io a questo punto vado avanti perché voglio introdurre il prossimo relatore. Parliamo di intelligenza artificiale, quindi è stato introdotto in questo momento, quindi introduco il dottor Mario Rosati, che si è occupato per oltre 20 anni, insomma, ha lavorato per una carriera molto importante nei più importanti centri di supercalcolo italiani, in cui appunto si è occupato di fisica della materia computazionale, finanza quantitativa, e poi ha iniziato a occuparsi poi di data science ad alte prestazioni, e nel 2018 ha dato vita una società di consulenti e servizi negli ambiti di advanced analytics e intelligenza artificiale che si chiama E4, di cui il professor Rosati appunto è CEO. Grazie molto, dottor Rosati, per la sua disponibilità, e le lascio la parola. Grazie a voi per l'invito. Vedete le mie slide? Sì, le vediamo perfettamente. Ok, dico prima 2 parole sull'azienda di cui la nostra startup E4 Analytics è in qualche modo figlia, cioè E4 Computer Engineering. E4 Computer Engineering è un'azienda che è sul mercato da oltre 20 anni e fondamentalmente ha come suo core business quello di realizzare soluzioni ad alte prestazioni per il calcolo, non soltanto nell'ambito dell'high performance computing, ma anche appunto negli ambiti della data analytics, dell'intelligenza artificiale e del cloud. E4 Computer Engineering, diciamo, da anni collabora con quelli che sono i principali centri di ricerca sia nazionali che internazionali, ed è coinvolta in una serie di progetti europei, al momento credo che siano 12 quelli attivi, che spaziano appunto sulle tematiche high performance computing e sulle tematiche relative all'intelligenza artificiale.
Una cosa molto importante che tengo a dirvi è che il tipico cliente di E4 non ha una soluzione standardizzata, ma c'è sempre un processo che porta in qualche modo a realizzare una soluzione unica che serve a indirizzare quelle che sono le richieste del cliente, partendo chiaramente da una serie di soluzioni che sono la base con cui lavoriamo, che poi vengono pesantemente personalizzate per risolvere quelli che sono i problemi del cliente. Oggi vi parlerò di una di queste soluzioni che si chiama Gaia. Gaia sta per GPU Appliance for Artificial Intelligence, che è un po' la soluzione chiave in mano che abbiamo studiato in questi anni per rendere possibili le attività che vi hanno presentato prima Samuele e poi Michele, cioè una soluzione che mette insieme hardware e software e che sia pronta per ospitare i carichi di lavoro che poi portano ai risultati che i colleghi vi hanno fatto vedere. Allora, cos'è Gaia? Diciamo, in principio Gaia è una piattaforma che ci abilita ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale, quindi di apprendimento automatico e di apprendimento automatico profondo, quello fatto con le reti neurali, che si caratterizza per essere sia ad altissime prestazioni e sia per essere scalabile, quindi garantire la possibilità di effettuare esperimenti di machine learning e di deep learning sempre più grossi grazie alla sua struttura, in questo caso scale out. È un appliance che utilizza esclusivamente hardware di fascia alta. La versione attuale di Gaia è pensata per essere una soluzione end to end per l'intelligenza artificiale, quindi una soluzione che sia in grado di fornire una risposta a tutto quello che è il ciclo di vita del dato, cioè dalla sua raccolta alla sua preelaborazione, all'addestramento di quei modelli di cui hanno parlato i colleghi, fino alla messa in produzione dei modelli addestrati in modo che possano fare la fase di inference. Naturalmente è una macchina che supporta quelli che sono i principali framework open source per tutto l'ambito AI e che fornisce un'interfaccia di calcolo interattivo che è ineludibile quando andiamo a lavorare in ambito AI, che è fatta con quella che è un po' la tecnologia oggi più utilizzata per il calcolo interattivo, cioè la tecnologia di notebook. Dopodiché è una soluzione che abbiamo cercato di rendere la più aperta possibile, fornisce una serie di strumenti, ma è pronta per essere modificata sia da noi, diciamo, in fase di consegna al cliente, ma anche dal cliente stesso, con degli interventi ragionevolmente semplici, che permettano di integrare soluzioni di terze parti. Gaia è, proprio perché è orchestrata con Kubernetes, fondamentalmente è un sistema che ospita container e quindi è in grado di integrare in maniera abbastanza semplice quelli che sono contenuti di terze parti, per esempio quelli di Nvidia, che sono estremamente importanti, e probabilmente Piero nel prossimo intervento ne descriverà gli scopi e l'utilità in questo ambito. L'altro aspetto che voglio sottolinearvi, la nostra Gaia è un oggetto che viene con una collezione di servizi intorno. Il mondo delle AI è un mondo che chiaramente è in profonda evoluzione in questi anni, per cui escono continuamente soluzioni nuove nella proposta open source, le soluzioni preesistenti vengono frequentemente aggiornate e quindi oltre all'hardware, alla configurazione dell'ambiente software della piattaforma, ci sono una serie di servizi che consentono di mantenere Gaia aggiornata nel tempo e sempre stato dell'arte. Fondamentalmente Gaia è un oggetto fatto da un server molto importante, un server high-end che tipicamente contiene diverse GPU al suo interno, quelle di classe A100 che citava Samuele prima, cui noi abbiamo aggiunto una serie di componenti software che è la nostra piattaforma per fare AI. Come è fatta questa piattaforma? Come vi dicevo, è un oggetto che vuole rispondere un po' alla gestione di tutto il ciclo di vita del dato. E quindi è l'architettura
della nostra piattaforma è un'architettura che ha alla sua base una versione singolo nodo di Kubernetes che ha il compito di orchestrare tutti i container che vivono negli strati superiori. Dopodiché sull'installazione singolo nodo di Kubernetes aggiungiamo un componente core di NVIDIA che si chiama NVIDIA GPU Operator, che fondamentalmente ha il compito di fare in modo che tutti i container dell'infrastruttura possano usare in modo nativo le GPU che sono sulla macchina. Chiaramente nel mondo container un altro problema da risolvere per rendere poi l'utilizzo dei container fattivo e quindi è quello di caratterizzare e di finalizzare tutta quella che è la parte storage relativa ai container. E quindi in Gaia abbiamo inserito due soluzioni di storage. Una soluzione, diciamo, di block storage che ha il compito di dare la data persistence ai container, quindi fare in modo che i container che sono di per loro effimeri siano in grado di leggere e scrivere dati che poi rimangano permanenti nel tempo. E dopodiché, essendo questa una piattaforma pensata per essere multiutente, abbiamo aggiunto anche un object storage con l'idea che diventi il luogo dove i dati da condividere tra i vari utenti siano raggiungibili da tutti quanti gli ambienti di lavoro. L'altro aspetto, come vi dicevo, è quello di aver dotato la piattaforma di un'interfaccia di calcolo interattivo che consenta poi a chi fa machine learning e deep learning di utilizzare questo strumento attraverso delle sessioni web dove si possano contemporaneamente girare i codici e vedere la parte di output, vedere dei grafici il tutto basato sulla tecnologia di notebook. Dopodiché, per andare a indirizzare quello che è l'intero ciclo di vita del dato, al sistema sono stati aggiunti una serie di servizi che abbiamo chiamato data services, che fondamentalmente ci consentono di gestire tutti quegli aspetti del workflow della data science, delle nostre data pipeline, sia gestendo workflow con dei workflow manager, quello che è attualmente installato si chiama Prefect ed è un oggetto pensato proprio per la parte di gestione di carichi di lavoro che sono orientati alla data science, poi dei sistemi che ci permettono di fare tracking di esperimenti di machine learning e poi la parte di servizi per l'inference. Naturalmente, essendo questa una struttura basata su Kubernetes, è poi possibile sostanzialmente installare qualunque tipo di servizio aggiuntivo. Vi faccio un esempio: dei database per storare dati magari su sistemi SQL o cose di questo genere. Il nostro, diciamo, ambiente di calcolo interattivo è ad oggi configurato fondamentalmente per lo sviluppo in Python, perché ad oggi Python è un po' il linguaggio d'eccellenza in quest'area. Come vi ho detto, è basato sulla tecnologia dei Jupyter Notebook ed è studiato e configurato per lavorare alle massime prestazioni nelle attività di data analysis massiva, di apprendimento automatico e di apprendimento automatico profondo. Questo oggetto può anche essere configurato per assegnare all'utente finale delle risorse di calcolo dedicate. Ed è, come vi ho detto precedentemente, studiato per essere facilmente integrabile con altri tipi di container, non soltanto con i nostri. Questa è la struttura attuale dell'insieme di container di cui ICE4AI è dotato. Quindi fondamentalmente c'è un primo componente che si occupa di tutto quello che è il discorso dell'autenticazione, del proxy e dell'avvio dei container, che è una versione modificata da noi di Jupyter Hub, e dal quale è possibile, quindi è possibile autenticarsi, far partire i propri ambienti, e tutti gli ambienti sono derivati da un ambiente di base che fondamentalmente contiene tutto quello che è l'aspetto interfacciamento con l'utente. Questo container di base è molto importante per il cliente finale, perché con questa logica è possibile
che il cliente finale, partendo dall'immagine di questo container, possa sostanzialmente costruire il proprio ambiente fatto dei componenti che ritiene più opportuni per il proprio lavoro ed integrarlo in modo semplice con l'architettura, proprio perché solo questo oggetto contiene tutto il necessario perché l'immagine di container sia integrabile all'interno dell'infrastruttura stessa. Ad oggi, ed è una lista che tipicamente nel tempo cambia, sono supportati questi ambienti che vedete a destra della slide, cioè la parte RAPIDS di NVIDIA, che è sostanzialmente un framework che ci consente di utilizzare le GPU per la parte di pre-processing dei dati, per la parte di data preparation, un ambiente basato su Dask che fa le stesse cose che fa RAPIDS, però utilizzando direttamente le CPU e non le GPU della macchina. Dopodiché sono compresi quelli che oggi sono i tre framework fondamentali per la parte di apprendimento automatico profondo, cioè per l'utilizzo di reti neurali, che sono TensorFlow, PyTorch e MXNet. Quali sono i vantaggi di questo tipo di architettura? Vabbè, innanzitutto Gaia, la cosa che riteniamo fondamentale è che è un oggetto pronto all'uso, cioè quando il cliente acquista questa soluzione da noi, questa soluzione gli viene consegnata, agganciata alla rete e dall'istante dopo funziona ed è pronta per mettere al lavoro i propri data scientist e i propri data engineer. Dopodiché Gaia ci consente di avere online anche versioni diverse dello stesso ambiente. Questo è un aspetto che è molto importante perché soprattutto quando i dati che analizziamo sono connessi a problematiche di privacy, noi in qualche modo abbiamo l'onere di dover replicare un conto che ci ha portato per esempio a un certo tipo di previsione. E quindi avere la possibilità di tenere online anche versioni vecchie di questi ambienti ci consente di replicare facilmente i risultati che abbiamo ottenuto in passato. Dopodiché Gaia, l'altro aspetto è che integra esclusivamente tecnologie open source e tipicamente cerchiamo di integrarci quelle che sono le più importanti nel momento nel mondo della data science. Dopodiché è un oggetto che è completamente scalabile perché è vero che in questa versione appliance l'unico scaling possibile è il cosiddetto scale up, avendo quindi diciamo un server di proporzioni più grandi, ma essendo un oggetto basato su Kubernetes è del tutto possibile utilizzare la nostra componente software anche in un cluster di macchine che abbiano, diciamo, una o più nodi master che gestiscono la parte di controllo e un certo numero di nodi worker su cui fa scalare la piattaforma. Provo a farvi a utilizzare qualche minuto per farvi vedere questo oggetto. Vedete il mio browser? Sì, lo vediamo. Benissimo. Allora, vedete, mi sono collegato, diciamo, a un sito web dove ho l'interfaccia di calcolo interattivo. La prima cosa che devo fare, mi devo autenticare. Gaia ci dà la possibilità di inserire diversi sistemi di autenticazione. Quella che vedete è un sistema di autenticazione che è contenuto nella macchina stessa, realizzato attraverso KeyClock e quindi molto di facile gestione, per cui adatto a tutte quelle situazioni in cui la Gaia andrà a finire in un centro dove per esempio non ci sono servizi di autenticazione esterni da utilizzare. Però è possibile fare in modo di legare l'autenticazione di Gaia per esempio a Active Directory, LDAP, all'autenticazione Google, quelli che sono un po' i principali sistemi di autenticazione oggi presenti nelle differenti realtà. Ecco, una volta autenticato mi trovo in un'interfaccia di questo tipo, dove vedete posso scegliere quelli che sono gli ambienti di lavoro di cui vi ho parlato prima.
e oltre ai singoli ambienti di lavoro, il sistemista che gestisce la macchina può configurare questa interfaccia qua, andando a decidere quelli che sono i profili di risorse che si vogliono garantire per l'utente che utilizza il singolo ambiente. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui io, per esempio, dovessi scegliere questo ambiente, della macchina che sta ospitando il nostro Ice4AI, 16 core e 64 giga di RAM saranno dedicati all'utente che ne ha fatto richiesta e quindi ne ha di fatto un utilizzo esclusivo. Quello che succede è che poi se l'utente non utilizza per più di un tempo, di una soglia temporale che può definire il sistemista, queste risorse vengono rilasciate e rimesse appunto a essere liberi per essere utilizzate da altri utenti. Su questa Gaia che state vedendo, questa è realizzata su un sistema che ha 96 core fisici, mezzo tera di RAM e 8 GPU NVIDIA a 100. E quindi se io per esempio vado a far partire uno di questi ambienti, viene istanziato il container con l'ambiente Rapids che vi ho fatto partire e arriviamo verso l'interfaccia notebook che si sta preparando. Molti di voi probabilmente già la conoscono. Noi quello che abbiamo cercato di fare è integrare all'interno di quella che è l'interfaccia standard dei Jupyter Notebook che il progetto Jupyter mette a disposizione dei suoi utenti, una serie di ulteriori componenti che vanno per esempio a facilitare, a rendere più semplice il lavoro di un team di data scientist. Per esempio, una piccola cosa, io ho un sistema per monitorare quelle che sono le risorse che sto utilizzando, quindi posso vedere in tempo reale quanta CPU sto utilizzando, quanta memoria e così via. Non è vero che io in questo momento sto usando l'80% delle CPU di questa macchina. Questa è una macchina condivisa con altri colleghi che stanno facendo delle cose, io ho comunque accesso, ma in questo momento l'80% delle CPU sono allocate a qualcuno degli utenti che sta lavorando. L'altra cosa importante è che indipendentemente da quale sia l'ambiente che io ho fatto partire, ho comunque la mia home directory con i miei file e l'home directory è chiaramente personale. Dall'interno dell'home directory è possibile accedere ad un'area condivisa tra tutti gli utenti e per poter scambiare file. In più ho l'accesso alla parte di object storage che vi ho descritto prima. Ovviamente ho sbagliato a scrivere le credenziali. Perfetto. E qui sto vedendo i bucket che l'object storage che è integrato nella macchina mi permette di... che sono in questo momento presenti su quell'object storage. Qui all'interno possiamo mettere sia notebook che dati senza nessun problema. E un'altra cosa importante che vi voglio far vedere, e poi termino qui perché ho preso fin troppo tempo, è che... per chi non dovesse amare l'interfaccia notebook, è possibile in un ambiente di questo genere lavorare con una versione server, per esempio di Visual Studio Code. Ve la faccio partire e vedete quello che succede, che grazie ai meccanismi di proxy che il Jupyter Hub ci mette a disposizione, lato server è partita una versione di Visual Studio Code da poter utilizzare che vede gli stessi file che vedevamo precedentemente. Avrei terminato. E vi ringrazio. Grazie a lei, dottor Rosati, molto interessante anche per la demo, così ci ha fatto toccare un po' con mano questa piattaforma Gaia, davvero un grande potenziale, diciamo. Grazie tante. E a questo punto
Ricordo sempre, ecco qui intanto è arrivata una domanda, guardi, gliela faccio subito, se è d'accordo, dottor Rosati, visto che è rivolta a lei, e un partecipante chiede se avete in programma per il futuro di supportare linguaggi più efficienti di Python come Rust o Go. Sì, è possibile proprio per la struttura che abbiamo detto prima, cioè per esempio nei Jupyter Notebook, diciamo, il concetto principale che ci porta al linguaggio è il cosiddetto concetto di kernel. Qui all'interno possono essere messi ulteriori kernel, non soltanto quelli che usano Python. È chiaro che poi per questi altri linguaggi, che sono sicuramente più efficienti, poi il problema sta nel fatto che non è facile trovare per questi linguaggi lo stesso tipo di supporto di framework che io vi ho descritto. È vero che Python non è un linguaggio particolarmente efficiente, però i vari TensorFlow, i vari PyTorch, i vari MXNet, è vero che hanno l'interfaccia Python, ma di fatto al loro interno, per quelle che sono le parti computazionalmente più onerose, sono programmati in altro modo e quindi danno comunque efficienza all'intera struttura e ai vari framework. Bene, grazie tante, grazie ancora. A questo punto allora continuiamo con l'ultimo relatore, parliamo sempre di hardware e software per l'intelligenza artificiale, e introduco il dottor Piero Altoè, che è Energy Developer Relation Manager per l'area EMEA di NVIDIA. E lo ringrazio per essere con noi e per aver dato la sua disponibilità. Grazie. E gli passo la parola. Grazie mille. Ok, dovreste vedere la mia presentazione. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, fa piacere essere qui e raccontarvi un po' la visione di NVIDIA su queste cose. Farò leva anche su tutte le cose che hanno già presentato i precedenti relatori, Mario, Michele e Samuele, che hanno già dato degli spunti molto interessanti. Mi focalizzerò un pochino su quello che è il mondo che abbiamo visto noi come NVIDIA fino ad ora e quello che potrebbe essere un pochino di visione sul futuro per quanto riguarda l'applicazione di intelligenza artificiale in ambiti non accademici, quindi principalmente industriali o comunque in ambito aziendale. Per chi non fosse ancora, diciamo, al corrente di cosa NVIDIA faccia all'interno nell'ambito dell'artificial intelligence, cosa abbia fatto, cosa facciamo al momento, do qui un quadro che riassume tantissime cose. Questa slide è abbastanza piena, ma vi racconterò un pochino i differenti strati che ci sono. Allora, NVIDIA si occupa di intelligenza artificiale dal 2012 circa, da quando sostanzialmente si è visto che l'adozione di GPU per la risoluzione di problemi legati all'artificial intelligence, in particolare quello che è il deep learning, sono particolarmente efficienti. Il tutto è nato con la computer vision, che è stato il primo ambito in cui le GPU sono letteralmente esplose nell'ambito AI. È abbastanza ovvio, se si va a vedere qual è l'architettura di una scheda video e quindi di una GPU. Una GPU è una scheda video che può essere programmata in maniera molto più semplice rispetto a quello che era precedentemente l'adozione di linguaggi di programmazione di abbastanza alto livello, come può essere il C o più recentemente Python, anche se non è un vero linguaggio di programmazione efficiente, come ci è stato detto, dato che è interpretato. Però in ogni caso ora le GPU sono programmabili in maniera abbastanza semplice, non servono conoscenze pazzesche per riuscire a utilizzare questi strumenti. E da lì in poi ne è esploso l'utilizzo, perché le GPU riescono a risolvere problemi relativi all'artificial intelligence, dove principalmente le operazioni che si fanno sono calcoli matriciali di moltiplicazione di matrici, in maniera estremamente efficiente, data proprio la natura intrinseca da un punto di vista hardware di questi oggetti. Ora non mi dilungherò molto nella struttura hardware. Fatto sta che noi siamo partiti da una base hardware, che era quella che NVIDIA è riconosciuta da quando è nata l'azienda, ed è stato costruito al di sopra una serie di layer software che permettono di poi realizzare applicazioni finite
o di realizzare appliance come quella che abbiamo visto precedentemente da parte di Mario. Ora, NVIDIA costruisce sicuramente e disegna tutto quello che è l'ambito hardware di base, ma poi ha creato nel tempo un set di librerie di accelerazione che sono di carattere più generico, che permettono letteralmente di poi fare leva su queste per andare a sviluppare applicazioni in ambito verticale. Alcune di queste librerie sono librerie di base, quindi librerie relative all'algebra lineare. Altre sono più specializzate, come possono essere le QDNN, che sono delle librerie matematiche che permettono la risoluzione di problemi legati alle reti neurali in maniera estremamente efficiente. Infatti, sopra alle QDNN si appoggia TensorFlow, di cui abbiamo parlato prima, o PyTorch o MXNet. Sono tutti framework che al di sotto il loro motore sostanzialmente sono delle librerie specifiche nell'ambito del deep learning che poi vanno a sfruttare in maniera nativa le GPU. Al di sopra di questi framework e queste librerie abbiamo creato anche dei software development kit che permettono di andare a verticalizzare l'ambito di utilizzo dell'intelligenza artificiale in maniera abbastanza semplice. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, per esempio, se si vuol fare speech to text o speech recognition, abbiamo un software development kit e una soluzione che si chiama Riva. Se vogliamo lavorare in ambito healthcare di image recognition, abbiamo una soluzione che si chiama Monai. In ambito robotic abbiamo soluzioni che si chiamano Isaac e via così. Quindi abbiamo tantissimi software development kit che si sono poi sono cresciuti ed esplosi nel tempo ed ora per fortuna si possono realizzare applicazioni in ambito aziendale o in ambito industriale abbastanza semplicemente rispetto al passato. Questo è anche un altro ulteriore vantaggio, oltre alla potenza di calcolo che offrono le GPU, ma offrono anche un ecosistema software estremamente vasto. Questi sono alcuni esempi di ambiti in cui stiamo vedendo una grossa adozione dell'artificial intelligence, una diciamo ormai tradizionale data science, poi ci sono tantissimi utilizzi di sistemi di raccomandazione, recommendation system, speech and vision, inferenza, perché poi ne parleremo un secondo, c'è un ambito di inferenza molto importante, e poi ci sono gli ambiti, quelli del natural language processing, diciamo, di grandi dimensioni, che sicuramente sono tutti ambiti su cui noi stiamo vedendo grandi sviluppi. Ma questi sono solo alcuni esempi, poi in realtà ce n'è una vastità enorme. Per dare qualche numero, noi abbiamo circa 2700 applicazioni ad oggi che sono state portate su GPU e abbiamo un incremento delle prestazioni, soprattutto nell'ambito dell'AI, che è decisamente superiore a quello che è il trend dettato dalla legge di Moore. Ora, non solo perché l'ambito hardware è migliorato tantissimo con l'introduzione di transistor e aree di hardware dedicate all'artificial intelligence, quindi ci sono proprio delle aree delle nostre GPU che sono dedicate a questo, ma anche perché in ambito software ci sono degli sviluppi che sono costanti e incredibili. Quindi rispetto a una versione di MXNet, TensorFlow, PyTorch di qualche anno fa confrontata con quella di oggi, anche a parità di hardware, le prestazioni sarebbero comunque decisamente superiori. Quindi ci sono due aspetti da considerare, un aspetto di sviluppo software e un aspetto di sviluppo hardware. Mai nella storia abbiamo visto uno sviluppo così rapido nell'ambito del calcolo. Faccio una brevissima digressione di un minuto sul fatto che il calcolo tecnico-scientifico o calcolo ad alte prestazioni esiste da almeno 40 anni. In realtà i progressi sono stati molto legati all'hardware, molto meno da un punto di vista prestazionale relativamente al software. Un po' perché i software nell'ambito della simulazione sono dei software che sono stati sviluppati in molto tempo e sono state richieste tantissime risorse. Un po' perché questi algoritmi non sono mai cambiati moltissimo. Si è potuto migliorare un po', ma il miglioramento che dava
una generazione di hardware successiva all'altra era maggiore rispetto a quelle che potevano essere le ottimizzazioni software. E quindi tendenzialmente non si è mai lavorato tantissimo nei core software. Si sono aggiunte moltissime feature, moltissime funzionalità, ma non tantissimo da un punto di vista del core di calcolo. Ragionamento molto diverso invece è quello che sta accadendo nell'ambito dell'artificial intelligence. Nell'ambito dell'artificial intelligence letteralmente stanno esplodendo sia da un punto di vista algoritmico, quindi tantissimi nuovi algoritmi che possono essere migliori, più efficienti, con efficienze aumentate rispetto ai precedenti, ma anche con accuratezze decisamente migliori. E hardware che percorrono questi miglioramenti del software, ripercorrono la strada. Per esempio, noi abbiamo sviluppato un approccio alla risoluzione di alcuni problemi di natural language processing per migliorare l'efficienza addirittura in hardware nella nostra prossima generazione di GPU. Quindi le due cose vanno come non mai di pari passo. Qui quello che voglio brevemente mostrarvi è uno di questi SDK, uno di questi software development kit, che è chiamato Modulus. Nell'ambito dell'artificial intelligence si parla molto spesso di sistemi per la visual inspection, il recommendation system e così via. E per un certo periodo si è pensato che questo mondo fosse relegato più o meno a tutte quelle che sono applicazioni dell'IT, quindi dell'information technology in generale. In realtà, e questo è un esempio, l'applicazione dell'artificial intelligence può essere di grande beneficio anche a problemi decisamente tangibili, come il design di oggetti che devono avere una loro efficienza intrinseca e il design richiede abbastanza competenza di dominio e accuratezza nel farlo. Ora, recentemente sono state introdotte nell'ambito dell'artificial intelligence anche quelle che vengono chiamate Physics Informed Neural Network, ovvero delle reti neurali che in qualche modo vengono messe al corrente di quella che è la fisica sottostante che devono descrivere. Immaginate di avere un problema tipicamente descritto da equazioni partial differential equation, quindi equazioni differenziali parziali, che possono... Normalmente noi risolviamo in maniera approssimata, un esempio potrebbe essere quello della fluidodynamics. Nella fluidodinamica con la legge di Navier-Stokes si riesce più o meno ad avere ottime simulazioni. Però tendenzialmente questi calcoli sono complessi e molto pesanti. Le Physics Informed Neural Network vengono addestrate per riprodurre risultati che potrebbero essere fatti attraverso la soluzione di equazioni della fisica. E per fare questo ovviamente dobbiamo conoscere quelle che sono le equazioni relative, dobbiamo avere un set di dati, ma una volta addestrate queste reti neurali risultano essere migliaia, se non a volte decine o centinaia di migliaia di volte più veloci rispetto alla simulazione originale. A volte non raggiungono lo stesso livello di accuratezza, però possiamo anche fare un trade-off tra accuratezza e velocità. Riuscire ad avere tantissime informazioni relative a quello che stiamo progettando in pochissimo tempo. E poi solo eventualmente in una seconda fase, quando abbiamo già risolto la maggioranza dei problemi, andare a fare magari un'ultima simulazione più accurata. Qui sono riportati ovviamente grandi esempi, per esempio quello che stiamo facendo con Siemens Gamesa nell'ambito delle turbine eoliche, oppure problemi relativi al climate change. Cioè, ci sono anche grandi problemi che vengono affrontati in questo modo, ma noi siamo partiti internamente, per esempio, nel fare la simulazione del trasporto di calore in un dissipatore di una GPU. Questo è stato uno dei primi ambiti di utilizzo e abbiamo visto che è molto molto più efficiente. Quindi si possono andare a fare calcoli con un certo livello di accuratezza anche su prodotti che di loro natura sarebbero piuttosto economici e magari non varrebbe la pena fare quel livello di ottimizzazione. Però in questo caso la cosa risulta estremamente semplice e quindi si può fare. Quindi si aprono due aspetti. Uno è migliorare quello che sono gli approcci esistenti, l'altro è utilizzare questi approcci anche dove oggi non sono utilizzati.
Questo è un esempio di con chi stiamo lavorando in questi ambiti, quindi alcuni dei nomi sono estremamente noti, Siemens, come Dassault, molti altri, oltre ai classici Azure, i vari cloud, che sono sempre protagonisti nell'adozione di nuove tecnologie. Però, ecco, questo è un aspetto molto importante, perché noi vedremo che l'artificial intelligence e la simulazione diventeranno sostanzialmente comuni in quasi tutti gli ambiti industriali, anche più semplici. E questo è un trend che sta avvenendo sempre di più. Ci sono tantissime aree su cui si può andare a lavorare, che possono essere finance, retail, medical imaging, come dicevo, industrial. Abbiamo tantissimi progetti di predictive maintenance in cui andiamo a utilizzare, in funzione di quello che serve, si possono utilizzare approcci di tipo video, quindi avere dei recording sia nel visibile che in altri ambiti dello spettro e poi andarli a analizzare. Si possono avere sensor fusion, quindi tantissimi sensori della macchina, vengono raccolti i dati, poi si fa una data reduction, si fa una riduzione dimensionale del problema, come veniva utilizzata una volta la Principal Component Analysis. Adesso si possono usare strumenti come gli autoencoder. Insomma, ci sono tantissimi ambiti in cui queste cose possono essere applicate. Ora, come fa Nvidia a cercare di aiutare sia chi fa ricerca che chi fa uso di artificial intelligence in ambito industriale? Lo facciamo attraverso un portale, questo è uno degli strumenti che abbiamo, Mario prima lo citava, il nostro repository di container, dove noi andiamo continuamente a mettere sia container sia modelli preaddestrati che possono essere utilizzati dai vari data scientist che ci sono sia in azienda che nelle università, e da cui possono prendere tutti questi strumenti già preassemblati da Nvidia. È inutile, diciamo, rimettersi a litigare con TensorFlow con tutte le dipendenze che ha, non ci sono container già fatti, si vanno ad utilizzare. Non solo, questi container ovviamente hanno la possibilità di girare on-premise, come per esempio la soluzione Gaia che abbiamo visto prima, nel cloud, con i nostri soliti hyperscaler, quindi Azure, AWS, eccetera, ma anche on the edge. Molto spesso, poi quando l'applicazione viene portata in ambito di produzione, finisce in un device che si trova all'interno magari di una linea di produzione e, perché no, si va a utilizzare esattamente lo stesso ambiente, cosa che normalmente, se non fosse già pensata in questo modo, renderebbe un pochino difficile la messa in produzione. Come supportiamo tutto questo? Attraverso un support license, quindi ci sono per tutti questi application workflow, abbiamo i nostri strumenti di supporto, qualora uno vada effettivamente in produzione, quindi diciamo il software può essere utilizzato in maniera libera. Poi, se si ha un'applicazione che è critica e si vuole avere supporto da parte di Nvidia, ci sono gli strumenti per avere supporto, e in questo caso diamo supporto sia in cloud che in data center, che in edge, addirittura nell'embedded, perché abbiamo anche una linea di prodotti embedded. Non c'è tempo per presentarvi tutto quello che facciamo, perché ovviamente sarebbe una cosa enorme. Vi faccio solo un esempio di GPU, per poi concludere, che è la Nvidia H100 in versione PCI Express. Questo oggetto, giusto per darvi un paio di numeri, è in grado di erogare circa 51 teraflop in doppia precisione. Ora, questo numero che cosa vuol dire? Pensate che un processore medio di un server ne fa circa 2 di teraflop, 3. Stiamo parlando di quest'ordine di grandezza qui. Noi siamo a 51. Ecco perché abbiamo delle accelerazioni rispetto a quello che si può fare in una CPU tradizionale enormi. Per non parlare poi di, diciamo, core dedicati proprio all'ambito dell'artificial intelligence, che sono qui rappresentati dai quelli che sono chiamati TensorFlow, TensorCore 32 bit e 16 bit, dove riusciamo ad avere peta operation al secondo,
quindi 10 alla 15 operazioni al secondo, no? Un numero decisamente enorme. Queste GPU poi nel tempo hanno sviluppato tutta una serie di funzionalità che permettono di utilizzarle nel loro intero, di frazionarle, di dividerle in più virtual machine o in più container. Insomma, ci sono tutti gli strumenti software che poi permettono di farne un uso molto efficiente. E quello che noi facciamo è esporre tutte queste funzionalità ai nostri partner, come ad esempio 4 Analytics, che raccolgono queste feature e le rendono facilmente fruibili all'utente finale. Non ci occupiamo di fare l'interfaccia verso l'utente finale, perché questo richiederebbe delle competenze di dominio in ogni singolo dominio che vanno al di là delle capacità comunque anche di una singola azienda come Nvidia. Inoltre, queste schede, quelle dedicate all'ambito enterprise, hanno anche la possibilità, in questo caso l'H100 ce l'ha di default, di avere un supporto sia nell'ambito hardware che nell'ambito software già all'interno della scheda stessa, cioè nel momento in cui viene acquistata la scheda ha, registrandosi al portale, sia il supporto hardware che il supporto software di tutti i software che vi ho elencato prima. Questo per rendere un ambiente, rispetto a tutto quello che abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, un ambiente facile da utilizzare sia per lo sviluppo che poi per l'ambito della produzione. E questo è, diciamo, uno degli aspetti principali. Io ho terminato, ma dico un'ultima cosa che non c'entra con Nvidia, però credo di dire qualcosa su cui concorderanno tutti i relatori, è che noi come azienda, come Nvidia, produciamo le schede e delle componenti software. E4 ha delle soluzioni high-end per fare il delivery di soluzioni artificial intelligence, ma quello che è più importante e che al momento io credo sia la più grande mancanza che abbiamo sono i ragazzi, le persone preparate, competenti e capaci di andare a prendere tutto quello che abbiamo visto oggi e trasformarle in un'applicazione finale, qualcosa che le industrie possono andare ad utilizzare. E questo è ovviamente perché c'è una grossissima domanda di questo tipo di personale che fa ruba, ma anche perché secondo me ci vorrebbe un po' di coraggio da parte delle aziende di investire di più in questi ambiti, cioè riuscire a, anche in aziende non molto grandi, ricavarsi una piccola porzione del proprio personale che abbia delle competenze specifiche, perché questo creerà grande beneficio. E non arriveranno soluzioni finite per ogni ambito industriale. Se si costruiscono dei prodotti per una nicchia, come molto spesso accade in Italia, dove l'ambiente manifatturiero è molto variegato, sono necessarie competenze esatte di quell'ambito lì. Non si può essere generalisti e sperare che arrivi, diciamo, come per i gestionali, il software già fatto. E con questo mi taccio, vi ringrazio per il tempo che mi avete lasciato. Grazie molte, dottor Altoè, sia per, diciamo, per averci così dato il punto di osservazione, il vostro osservatorio in Nvidia, chiaramente è un osservatorio privilegiato rispetto a questi trend. E la ringrazio anche per l'ultima sollecitazione riguardo le competenze. Personalmente, perché questo è un tema, diciamo, dibattuto e discusso molto anche all'interno, diciamo, dei nostri cluster, attraverso i nostri associati, perché è una tematica che sta diventando sempre più rilevante. Per cui questo appello, diciamo, ad investire di più su queste figure così specializzate, credo che sia un appello condivisibile, insomma, sia da noi che siamo qui oggi a parlare, ma da molte aziende che conosciamo, diciamo, che lavorano nell'ambito della ricerca e innovazione. Quindi grazie anche per questa ultima sollecitazione. Allora, io non vedo altre domande. Noi siamo stati, fra l'altro, vi ringrazio tutti i relatori, sia appunto per la disponibilità di tempo, ma anche per la capacità di sintesi e di chiarezza, che non è sempre facile gestire, diciamo, in un collegamento in piattaforma webinar. Siamo stati anche nei tempi che ci eravamo dati, quindi
Questo è stato sicuramente positivo. E ricordo comunque che questo webinar è stato registrato, lo metteremo a disposizione a partire da domani sui canali YouTube di Fondazione Castelmarche e comunque lo condivideremo sicuramente all'interno del partenariato del progetto Miracle, così anche chi per motivi di lavoro oggi non ha potuto partecipare può eventualmente riascoltarlo. Io, diciamo, prima di chiudere, ricordo solo che avremo un altro appuntamento in questo ciclo che faremo probabilmente dopo le festività natalizie. Parleremo della camera climatica e delle applicazioni che ci potranno essere, la camera climatica che sarà presente nel laboratorio iLabs Smart Environments di Riesi, e poi ecco, speriamo poi nei primi mesi dell'anno di vederci tutti, di avere l'appuntamento fisico presso il laboratorio di Riesi quando questo verrà inaugurato. Quindi direi sono le 12:34, di nuovo grazie a tutti, grazie ai partecipanti e vi do appuntamento, diciamo, a dopo le festività con l'ultimo incontro di questo webinar. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, grazie.